Ciao, oggi vi faccio vedere come faccio un costume a forma di triangolo. Mi servirà del cotone, un uncinetto e un marcapunti. Iniziamo facendo delle catenelle. Io ne ho fatte 20 più 3. Le 3 catenelle saranno per voltare il lavoro e per sostituire la prima maglia alta del nuovo giro. Quindi lavoro la prima maglia alta nella quarta catenella di base e continuo a lavorare una maglia alta ogni catenella di base. Arrivo fino alla penultima catenella, infatti nell'ultima catenella lavorerò 5 maglie alte. Nella terza maglia alta metterò un marcapunti perché nel giro successivo in quella maglia lavorerò 5 maglie alte. Poi continuo a lavorare una maglia alta sotto ogni maglia alta di base, quindi lavoro dall'altro lato delle maglie, in questo modo. Quando arrivo alla fine di questa riga dovrò stare attenta a lavorare anche l'ultima maglia che si lavora nella prima catenella del giro precedente, in questo modo. Ecco la forma che avremo ottenuto alla fine di questo giro. Volto il lavoro, faccio 2 catenelle che saranno la mia prima maglia alta, salto una maglia di base e lavoro una maglia alta nella seconda maglia di base e continuo una maglia alta in ogni maglia di base fino alla maglia con il marcapunti. Nella maglia con il marcapunti lavorerò 5 maglie alte e mi ricorderò di mettere il marcapunti sempre nella terza maglia alta, che mi segnerà il punto esatto dove dovrò fare 5 maglie alte nel prossimo giro. Quindi continuo a lavorare una maglia alta in ogni maglia di base fino alla fine del giro. Così comincerò a vedere il mio triangolino che si forma. Continuerò a lavorare ogni giro in questa maniera. Lavorerò tutte maglie alte fino al marcapunti, 5 maglie alte nella maglia con il marcapunti e finirò il giro con tutte maglie alte in ogni maglia di base, fino alla grandezza desiderata. Io ho fatto 9 giri.
rifinisco i due lati del costume facendo un punto gambero. Questo punto non è altro che un punto basso lavorato nella maglia precedente anziché nella maglia successiva, quindi punto l'uncinetto nella maglia precedente e lavoro una maglia bassa in questo modo. Lavoro a punto gambero fino al marcapunti. Quando arrivo al marcapunti faccio 3 catenelle e poi continuo a lavorare saltando la maglia con il marcapunti formando un archetto dove fisserò i laccetti del costume e poi continuo a lavorare a punto gambero fino alla fine del giro. Ecco il triangolino finito. Dopo aver tagliato il filo, procederò con la realizzazione del secondo triangolino. Ora facciamo i laccetti. Io ho fatto 80 catenelle più 3 che mi serviranno per sostituire la prima maglia alta. Voi scegliete un numero necessario per la lunghezza che più vi piace. Lavorerò un giro di maglie alte, ma lavorando la catenella nel retro, quindi metterò il filo sull'uncinetto, partirò sempre dalla quarta catenella prendendo il filo che è dietro la catenella stessa. Infatti, se osserviamo la catenella, davanti a 2 fili e il terzo filo è sul retro, che forma come una gobbetta. Quindi punto l'uncinetto proprio in quella gobbetta e lavoro una maglia alta e faccio così fino alla fine del giro. Preparerò così 2 laccetti uguali. Lavorando in questa maniera, il risultato mi sembra molto più pulito. I laccetti vanno applicati nell'archetto che abbiamo creato prima, semplicemente in questo modo, con 2 punti. Fisseremo i laccetti. Ecco qua. Per i laccetti che vanno dietro la schiena, invece, ho voluto procedere in questo modo. Ho lavorato 3 catenelle, filo sull'uncinetto puntando nella prima catenella di base, ho tirato fuori il filo, filo sull'uncinetto di nuovo, ho ritirato fuori il filo attraverso la maglia alla prima maglia, filo sull'uncinetto e ho finito di fare la maglia alta. In questo modo si formano delle catenelle di base. Quindi di nuovo filo sull'uncinetto, ho puntato l'uncinetto sulla catenella che ho creato, ho tirato fuori il filo attraverso quella catenella formando la successiva catenella e poi ho lavorato una maglia alta. E così si formano le catenelle. Di nuovo, così ho formato la mia prima catenella e poi la maglia alta. Questo modo di lavorare mi permette di raggiungere la lunghezza che desidero senza dover fare delle catenelle di base. In più il lavoro è molto più elastico. Il risultato è molto carino. Quando arrivo alla lunghezza che desidero, continuo a lavorare questa striscetta attaccandomi sotto la coppa a triangolo che ho creato. In questo modo.
filo sull'uncinetto, punto l'uncinetto sulla maglia della coppa e lavoro una maglia alta. Quando poi avrò finito, fermerò il lavoro con un punto nascosto. Continuo a lavorare così una maglia alta in ogni spazio delle maglie alte di base. Continuando a lavorare, unisco anche l'altra coppa e arrivo fino alla fine. E poi comincio a fare l'altra parte del laccetto come ho fatto all'inizio. Quindi filo sull'uncinetto, tiro fuori il filo attraverso la maglia, creo una catenella tirando fuori il filo attraverso la prima maglia e poi chiudo la maglia alta. E così lavoro sempre sulle nuove catenelle che creo a mano che lavoro le maglie alte. Arrivo alla lunghezza desiderata e chiudo il lavoro. Allora, il costume è pronto, eccolo qua. Spero che il video vi sia piaciuto e vi sia in qualche modo utile. Lasciatemelo detto in un commento e lasciate un bel like. Iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi aggiornamenti. Ciao, al prossimo progetto!